Gli Stati Uniti accusano Assange di aver cospirato con Chelsea Manning perché gli fornisse illegalmente del materiale classificato della difesa e di aver pubblicato i nomi delle persone che hanno lavorato con l'esercito americano nelle zone di guerra, mettendo gravemente in pericolo la loro incolumità. Mary McCord è stata la vice procuratrice generale del Dipartimento di Giustizia e lavorava nella divisione per la sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti hanno deciso di processare Assange utilizzando una legge del 1917 sullo spionaggio, l'Espionage Act. Ed è la prima volta che questa legge viene usata contro un giornalista. Gli Stati Uniti non accusano i giornalisti di pubblicare informazioni. La differenza qui è che il governo non considera Julian Assange un giornalista, e anche io penso che non lo sia. Un giornalista crea contenuti editoriali, scrive una storia, raccoglie informazioni. Questo non è ciò che Julian Assange e Wikileaks hanno fatto. Lui ha preso informazioni classificate su Afghanistan e Iraq e semplicemente le ha rese pubbliche al mondo intero. Quindi chiamarlo giornalista penso sia una vera esagerazione. Voglio dire, penso che un giornalista si offenderebbe, francamente, a considerarlo come un collega. Veramente Assange e Wikileaks hanno lavorato insieme alle testate giornalistiche più importanti del mondo, anche americane come il New York Times e il Washington Post, e hanno pubblicato assieme le notizie su Iraq e Afghanistan. Sì, ma loro sono i classici giornalisti rispettabili che capiscono il pericolo in cui mettono le persone e se ricevono informazioni classificate si preoccupano di contattare il governo prima di pubblicare per dirgli: questo articolo mette le persone in pericolo? Ma veramente Assange con le sue pubblicazioni ha messo in pericolo la vita di chi collaborava con gli Stati Uniti nei teatri di guerra? Per i giornalisti che nel 2010 hanno lavorato con lui, la risposta è no. Con Assange abbiamo deciso che il materiale non doveva essere pubblicato nella sua interezza, ma che dovevamo selezionarlo, evitando di mettere a rischio la vita delle persone coinvolte nei file. Spesso si dice: beh, Wikileaks però non è un'organizzazione giornalistica perché prende i file e li butta giù. Non è vero. Loro lavorano così, loro fanno le loro verifiche, poi introducono in parallelo anche le verifiche dei giornalisti. Poi tu hai fatto il tuo lavoro giornalistico, quindi prima di pubblicare l'articolo hai fatto il lavoro. Che facciamo tutti noi, tutti. Normale. Ma voi avete le prove che per colpa dei documenti pubblicati da Assange qualcuno degli informatori o collaboratori degli Stati Uniti sia stato ucciso? I talebani avevano dichiarato pubblicamente che stavano cercando in quei documenti i nomi per colpire quelle persone e le loro famiglie. Non posso dirvi in questo momento se qualcuno di loro o delle loro famiglie è stato colpito. Ancora oggi, gli Stati Uniti non sono stati in grado di indicare un solo nome, una sola persona che sia stata danneggiata dalle pubblicazioni di Wikileaks. Neanche uno. Invito l'amministrazione americana a fare un solo nome. Ma aver incriminato Julian Assange utilizzando una legge sullo spionaggio ha un'altra conseguenza drammatica: fa diventare il giornalismo un crimine. Gli Stati Uniti chiedono l'estradizione per Julian per aver violato una legge contro lo spionaggio del 1917. Ma Julian non ha passato informazioni ad un governo straniero. Come si fa a trattare la pubblicazione di notizie di interesse pubblico come un atto di spionaggio? È veramente molto preoccupante che il governo degli Stati Uniti cerchi di perseguire qualcuno solo perché ha fatto il suo mestiere di giornalista. David Green, insieme ad altre 22 organizzazioni, ha scritto una lettera al Dipartimento di Giustizia americano per chiedere che gli Stati Uniti rinuncino all'estradizione di Assange e ad utilizzare contro i giornalisti la legge sullo spionaggio. Perché quello che ha fatto lui lo fanno tutti: avere delle fonti, ricevere informazioni da queste fonti, condividerle con altri organi di informazione e pubblicarle. Questo è l'ABC del giornalismo, dappertutto. Criminalizzare questa attività è veramente molto pericoloso. Julian Assange viene perseguito perché ha sfidato la nazione più potente del mondo, gli Stati Uniti, pubblicando informazioni segrete. Ma in realtà non ha fatto altro che quello che fanno i giornalisti: cercare le notizie, controllarle e poi, se sono di interesse pubblico, renderle disponibili a tutti. È questo che ha fatto Assange, qualcosa che è un diritto fondamentale di ogni democrazia: pubblicare informazioni.
C'è un'altra ragione per cui il processo ad Assange è così pericoloso per tutto il mondo. Gli Stati Uniti utilizzano la legge sullo spionaggio anche per i giornalisti stranieri. Assange non è un cittadino americano. Se Assange verrà estradato e punito, allora ogni giornalista che pubblica documenti classificati segreti, riservati, sarà perseguito come lui. Anch'io, come giornalista investigativo, mi posso aspettare di finire in una prigione. Quello che gli americani vogliono fare con Assange è costruire un drammatico precedente e un deterrente per tutti gli altri. Vedi cosa succede se ti avvicini troppo al potere? Nessuno si deve più permettere. Assange era diventato troppo pericoloso. Aveva costruito con WikiLeaks un meccanismo perfetto che era inattaccabile. Chiunque avesse qualcosa da rivelare poteva anonimamente accedere alla sua piattaforma e rivelare crimini di guerra. E nessuno lo poteva fermare. Esattamente, un meccanismo perfetto, anche molto facile da replicare. Se li immagina uno, 100 o 1000 WikiLeaks, sarebbe la fine dei segreti di Stato. Qual è lo scopo? Smantellarla. Questa organizzazione deve essere distrutta. Non deve succedere mai più. Mai più. Questi anni che hanno rivelato i segreti del potere non si deve mai più ripetere. Il potere segreto, quel potere che si scherma dietro al segreto non per proteggere la sicurezza della collettività, ma per proteggere la criminalità di Stato, perché questo è, perché se tu leghi un essere umano al pavimento d'inverno in Afghanistan, lo lasci morire dal freddo, è un crimine di guerra, e se tu torturi impunemente e vai in giro per il mondo a rapire come nel Cile di Pinochet, come hanno fatto in Italia con Abu Omar, questa è criminalità di Stato ai più alti livelli, e il potere segreto serve a assicurargli l'impunità. La cosa sconvolgente di questa vicenda, e che è il cuore della la vicenda WikiLeaks, è questo: nessuno dei criminali di guerra e dei torturatori che sono stati esposti da questi documenti è stato mai incriminato, ha fatto un solo giorno di prigione, sono tutti liberi come l'aria. I torturatori di Abu Ghraib, tutti. I piloti della pace di Collateral Murder, tutti. Lei ha dichiarato che il caso Assange dimostra che il potere segreto degli stati sta prendendo il sopravvento sulla democrazia. Perché pensa questo? Sì, perché dopo l'11 settembre i servizi segreti sono diventati molto importanti nella lotta al terrorismo. E i servizi sono come i cani da guardia. Quando sono in giardino abbaiano a tutti, anche al postino, non solo al ladro. Per questo li teniamo alla catena e attorno al giardino c'è un recinto. Ma ora abbiamo cani da guardia là fuori, non hanno un recinto e non hanno un guinzaglio. E nessuno riesce più a controllare cosa fanno. Sì, creano un universo parallelo. Per questo WikiLeaks è stato così importante. Ci ha fatto vedere cosa fanno i servizi segreti e i governi dietro le loro porte chiuse. Se Assange viene condannato per aver detto la verità, perché è questo che ha sempre fatto, ha detto la verità, se questo diventa un crimine, allora vuol dire che noi viviamo in una tirannia.